Il silenzioso dramma della fotografia di Sebastiano Salgado. Quello di cui voglio parlarvi in questo primo video del canale, in questa rinascita del canale, è una storia, un aneddoto riguardante Sebastiano Salgado, uno probabilmente se non il fotografo più grande di tutti i tempi. Penso sia un fotografo che quasi tutti conoscete, sicuramente avete avuto modo di vedere le sue fotografie, di vedere il suo stile composto da questo bianco e nero veramente lirico quasi, no? Impressivo. Però non voglio fare una biografia di questo grandissimo fotografo, ma voglio solamente raccontarvi un piccolo aneddoto della sua carriera, della sua vita, principalmente che è un aneddoto di sofferenza, un momento in cui Salgado ha deciso di abbandonare la fotografia in seguito a determinati eventi che l'hanno sconvolto letteralmente e che lo stavano uccidendo non solo psicologicamente. Perché voglio raccontarvi questo aneddoto? Perché principalmente quasi nessuno conosce questa storia, ma perché è da qui che nasce l'idea di fare Genesi, che è il suo ultimo lavoro, nonché penso uno dei lavori più imponenti proprio a livello di progettazione, di progetto fotografico, di reportage fotografico di tutti i tempi. Sebastiano Salgado è sempre stato un fotografo molto vicino alle condizioni umane, molto vicino alle persone. Si è sempre interessato ai popoli, al loro stato, alle loro condizioni. E dopo una serie comunque di lavori, di reportage, Sebastiano Salgado inizia a vacillare intorno dal 90, 94 fino agli anni 2000, no, diciamo nella seconda metà degli anni 90. In questo periodo Salgado sta fotografando le grandi migrazioni, le migrazioni più grandi della storia. E vede tanta morte, vede tanto dolore, vede tantissima sofferenza, bambini morire, persone morire, quello che vede è devastante. E come lui stesso dice, il momento cruciale dove ha veramente smesso di credere nell'umanità e non aveva più speranza per la nostra specie è stato in Ruanda. In Ruanda, quando ha assistito a una serie di morti, a una serie di atrocità che non pensava fossero possibili, non pensava fosse possibile per l'uomo commettere simili azioni, simili atrocità. E qua Salgado è stato male, si è preso anche lo strafilococco e ha avuto un periodo in cui era pieno di infezioni, in cui, come lui stesso ha detto in una conferenza stampa, quando faceva l'amore con sua moglie non usciva sperma, usciva sangue. Lui è andato dal dottore e gli ha detto che stava male. Il dottore gli fa: Salgado, Sebastiao, la tua prostata è a posto, il tuo corpo è a posto. Il problema è che tu hai visto così tanta sofferenza in quei posti, così tanta morte, che stai morendo lentamente anche tu e il tuo corpo reagisce di conseguenza. Devi smettere o morirai. Allora, insieme a sua moglie, Leila, la compagna della sua vita, un giorno racconteremo anche l'aneddoto del loro incontro, di quanto lei sia stata importante per Sebastiao e per avere tra di noi il fotografo che conosciamo oggi. Comunque torna nella sua terra natale, in Brasile. Tornato a casa sua, vede che anche però la sua terra, dove era cresciuto un paradiso, no? Una foresta, c'era allevamenti, era bellissimo, ormai era distrutta, era tutta disboscata, era stata rasa al suolo. A Leila, a sua moglie, è venuta una grande, grandissima idea, quella di ribonificare e di ricreare l'intero ecosistema, l'intero paradiso che c'era ai tempi in cui Sebastiano era piccolo e giocava e correva in mezzo a quello splendore. E hanno iniziato a ripiantare delle piante. Il primo anno sono morti tantissimi alberi, il secondo ne sono morti un po' meno, e piano piano l'intero ecosistema in cui Salgado era cresciuto, l'intero paradiso, è tornato a vivere. Si chiama Istituto Terra. In due persone sono stati in grado di creare una zona protetta, che adesso è zona protetta, in cui hanno ricreato un intero ecosistema che era stato distrutto dalla mano dell'uomo, dal disboscamento, dalla deforestazione. E quello che hanno fatto, come potete vedere dalle immagini, è veramente incredibile. Ci insegna che due persone possono cambiare il mondo. Una persona può cambiare il mondo. Deve avere i mezzi, deve avere i contatti, ma le idee possono cambiare il mondo, soprattutto se ci si mette il cuore di volerle fare veramente. Nasce l'idea di Salgado di tornare a fotografare, incomincia nella sua testolina a tornargli la voglia di fotografare. E cosa sceglie di fare? Non ha più quello stimolo di fotografare le persone, di fotografare la morte a cui ha assistito, le migrazioni. Vuole fotografare la vita, vuole fotografare il nostro pianeta, vuole regalare a noi e vuole regalare alla nostra terra una poesia bellissima, vuole regalare alla nostra terra una colonna sonora, una musica, una composizione eterna.
e sceglie di realizzare Genesi insieme a sua moglie. Che cos'è Genesi? Genesi è un progetto che ha avuto all'incirca un'intubazione, una progettazione e realizzazione di una decina d'anni, 10-12 anni. È un viaggio di Salgado in tutti questi anni in cui è entrato in contatto con i luoghi ancora incontaminati dalla nostra presenza, è andato in tutte le parti del mondo, no? Dall'est al sud, al nord, all'ovest, è andato in Antartide, è andato in Amazzonia, è andato in Africa, è andato in India, è andato ovunque Salgado per questo progetto. E quello che voleva rappresentare appunto era la Terra così com'era all'origine dei tempi, alla Genesi appunto. E non voleva più fotografare gli esseri umani nella loro sofferenza. E i popoli con cui Sebastião Salgado è entrato a contatto per la realizzazione di Genesi, perché comunque non ci sono solo paesaggi o animali, ci sono anche esseri umani, ma sono esseri umani che vivono ancora come vivevano ai tempi della Genesi, a contatto con la natura, perfettamente in simbiosi con essa. E penso che Genesi sia, personalmente ovviamente, il progetto più bello mai realizzato in fotografia, una poesia per l'umanità, una poesia per il nostro pianeta, è un canto del cigno per la vita, Genesi, perché è veramente qualcosa di impressionante. Adesso andiamo a sfogliare qualche pagina e ve lo faccio vedere, però questo mattone, questo libro, questa Bibbia fotografica è veramente qualcosa di fuori dal normale. Si vede, trasuda l'emozione, trasuda l'amore che ha Sebastião Salgado per la vita e che comunque si può proprio carpire ogni volta che lo si sente parlare, Sebastião, perché è qualcosa di incredibile sentirlo parlare. Ci sono conferenze anche sottotitolate in italiano per chi non capisse l'inglese. È veramente molto bello sentire Sebastião parlare, perché lui è veramente una persona che ha interesse per la vita, ha interesse per le persone e ama profondamente la fotografia come mezzo per essere vivo, ed è incredibile. Con Genesi, secondo me, Sebastião Salgado ha creato la Bibbia del pianeta Terra a livello fotografico. Spero che questo video vi sia piaciuto, questo video riguardo il silenzioso dramma di Sebastião Salgado, questa sofferenza che però, come possiamo carpire da questa storia, è una sofferenza che è riuscito ad affrontare, in un certo qual senso l'ha stimolato per realizzare qualcosa di magnifico, di grandioso. E da qua possiamo trarre spunto, no? Possiamo trarre spunto dalle nostre sofferenze, dai nostri periodi bui, da cui assolutamente non è facile uscire, non è assolutamente facile trovare una soluzione, una via di fuga. Ma se abbiamo la forza e se abbiamo la fortuna soprattutto di avere qualcuno a fianco che ci aiuti, come per Sebastião è stata Leila, possiamo uscirne più forti di prima e realizzare veramente qualcosa di grandioso.